che stanno per chiudere il semestre e ovviamente il grande interrogativo, la grande domanda è che nuovo semestre sarà, che cosa vi aspettate sul mercato. Ovviamente il tutto è ancora purtroppo legato a quella che è la situazione epidemiologica a livello internazionale. Sì, è questo il grande tema, Gualtiero, nel senso che tutti noi sappiamo che le nostre vite, così come i mercati, sono legati a doppio filo all'evoluzione di questo maledetto virus che ha una certa, insomma, forza nella, insomma, continua a angosciarci per certi versi. Abbiamo visto nel weekend che anche nei paesi in cui il peggio sembrava alle spalle, in realtà questa variante Delta preoccupa. Quindi il tema, secondo me, è che per ora il mercato guarda ancora, ha inforcato gli occhiali con le lenti rosa per il momento, nel senso che anche le notizie più negative vengono prese con una certa, almeno con una certa lucidità, quindi non si va a vendere in anticipo, mentre le notizie positive vengono enfatizzate in maniera, come dire, più estrema. Quindi per ora la situazione è questa. Bisogna stare però, secondo me, con gli occhi ben puntati sul mercato, perché proprio in questi periodi estivi spesso abbiamo assistito a dei movimenti repentini che hanno un po' spiazzato gli investitori. Quindi per ora c'è una certa benevolenza nei confronti dei mercati e le aspettative rimangono positive. Lo fotografo il fatto che Piazza Affari ha chiuso 7 delle ultime 8 settimane in rialzo. Detto ciò, non è un semestre da affrontare con, come dire, con una logica di buy and hold, no? Senza monitorare particolarmente i prezzi, ma bisogna, insomma, anche in questo periodo estivo rimanere sul pezzo, perché è un attimo che il mercato può in qualche modo smettere gli occhiali con le lenti rosa e inforcare poi gli occhiali magari con le lenti nere e vedere, diciamo, gli scenari con una logica diversa. Di Lorenzo, ci aiuti a capire un po' su Ferragamo, perché avevo visto un rialzo, avevo visto un avvio in ribasso, poi c'è stata un'accelerazione del titolo. Che cosa sta succedendo? Abbiamo detto la notizia del nuovo amministratore delegato che evidentemente sta scaldando, no, il titolo, il mercato. Molto, sì, c'è stata una variazione, insomma, abbastanza repentina nei prezzi. La 19,61 è stato il minimo toccato qualche secondo fa e adesso siamo sui massimi di giornata a 19,93. Qui, diciamo, la notizia era un po' nell'aria, no? Nel senso che l'amministratore delegato precedente era una figura che avrebbe traghettato in vista di un nuovo AD. Detto ciò, il titolo sta facendo molto bene. Perché adesso guadagna il 3,20%, quindi c'è stata un'accelerazione improvvisa. Esattamente, è un classico quando c'è, insomma, notizie che sono state prese, insomma, all'inizio in maniera un po' sottotono. Fra l'altro i volumi crescono in maniera rilevante, già scambiate quasi 52.000 pezzi, quindi è al centro dell'interesse del mercato. Il titolo, fra l'altro, viene da un'ottima performance, da inizio anno ha guadagnato il 55%, negli ultimi 3 mesi il 20%, quindi, insomma, il settore del lusso è al centro dell'interesse del mercato. L'abbiamo visto anche con le storie come Moncler e quant'altro, perché si immagina che nei paesi dove c'è una crescita importante di questi beni di lusso, in particolare quelli orientali, la ripartenza dei consumi è già viva, e quindi questi settori potrebbero beneficiare. A proposito di secondo semestre, questo secondo me potrebbe essere un bel traino, un bel tema da cavalcare, quindi il settore lusso ritengo che anche nel secondo semestre possa fare molto bene. Allora, volevo chiedere anche di WeBuild, un altro titolo che stiamo seguendo molto in questi giorni, perché ha collezionato una serie di contratti molto importanti, a partire da quello in Texas. Su WeBuild, qual è la vostra posizione? Cioè, è un titolo chiaramente che sta beneficiando molto di questa serie di grandi contratti chiusi. Certo, sì, il settore, in particolare WeBuild, è al centro dell'interesse del mercato, perché evidentemente si sconta che anche in virtù dei diversi piani di missione di liquidità e quindi recovery fund e quant'altro,
Il settore delle infrastrutture andrà insomma, essere interessato a un grande flusso di acquisti per certi versi senza precedenti. Anche settimana scorsa, venerdì, Buzzi, ad esempio, è stato interessato da un flusso di acquisti interessanti. Qui il tema è un po' trovare il timing giusto, no? Perché un titolo che ha guadagnato anche qui il 21% negli ultimi 3 mesi, il 5,23% nell'ultima settimana, bisogna ottimizzare il punto di ingresso. Entrare, diciamo, sugli eccessi di acquisti è un po' rischioso. L'abilità dell'investitore deve essere magari attendere un rapido storno per cercare un punto che ottimizzi il rapporto rischio-rendimento. Detto ciò, settore in generale, Webuild, che ricorda l'ex Salini Impregilo per chi insomma, si fosse perso diciamo, questo passaggio di nomenclatura, è certamente un settore interessante, un titolo interessante all'interno di un settore interessante dove l'abilità deve essere il market timing piuttosto che la stock selection. Di Lorenzo, torno da lei tra poco, torno a Piazza Affari da Emeric Denarda. Emeric. Aspetta, sì, Gualtiero, ciao, scusami, ma sono qua con l'amministratore delegato che non ci vedi adesso, Saladini. Allora, è andata, è fatta, ha suonato. È andata, è fatta, adesso si inizia a giocare. Avevo paura che se la portasse via, Saladini. Io ho dato dentro, Fatto ho fatto un bel gong. bene. Allora, adesso siete in borsa, tra l'altro mi dicevano un teorico più 50, sospensione rialzista, aspettiamo che faccia prezzo, comunque immagino che sia felice di questo. Sono felicissimo per diciamo, le voci che girano sulle nostre attività, però aspettiamo la chiusura dei mercati oggi pomeriggio. Complimenti ancora, Saladino. Grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti. Allora, questo, scusami, ma di essere rientrato così senza Ah, dirti è nulla, ma visto che bene, era lì, abbiamo colto l'occasione, adesso le foto di rito. E, insomma, niente, dai, ci vediamo in studio, Gualtiero. A dopo. grazie, 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 Emeric. Allora, facciamo un primo bilancio di Milano dopo 12 minuti dalla via degli scambi. Milano è partita leggermente sotto la parità. Ci sono dei movimenti su Ferragamo. Il titolo guadagna circa il 2,70%. Milano è partita sotto la parità, però poi ha recuperato col FTSE MIB, lo vedete, più 0,35% in questo momento a 25.521 punti. Questi sono i titoli più acquistati: Pirelli, Telecom, Terna, Recordati e Saipem. Pirelli è il titolo migliore, più 0,88%. Vediamo rapidamente i titoli che stanno facendo fatica: c'è Banco BPM, Atlantia, Unipol, FinecoBank e Buzzi Unicem. Questa è la situazione a Piazza Affari dopo 13 minuti dall'avvio degli scambi. Qualche minuto di pubblicità e poi torniamo insieme con nuovi aggiornamenti sui mercati. Affari sono le 9:15, da un quarto d'ora aperte le borse in Europa. Allora andiamo a vedere qual è la situazione a Piazza Affari. Partiamo da Milano, un avvio in leggero territorio negativo, poi Milano ha recuperato. Il FTSE MIB in questo momento è la migliore in Europa, guadagna lo 0,35%. Parigi sulla parità, Londra cede lo 0,30%. Questi sono gli indici di Milano, lo vedete con il FTSE MIB a 25.545 punti, l'AIM più 0,29%. Sull'AIM abbiamo raccontato il debutto di Meglio Questo con il titolo che è sospeso attualmente per recesso di rialzo. Andiamo a vedere sul FTSE MIB quali sono i titoli che stanno facendo da traino a questi, ripeto, rialzi importanti considerando la situazione a livello europeo. Pirelli, Telecom e Saipem, bene ricordati e Terna, quindi un buon avvio in particolare per Telecom Italia. Vediamo i titoli invece più venduti in questo momento: c'è Atlantia meno 0,60%, Fineco, Inwit, Buzzi Unicem e Azimut. Questa è la situazione sulle borse a livello europeo. Sul mercato invece obbligazionario lo spread è in lieve calo, si avvicina ai 105 punti base. Un titolo che seguiremo molto da vicino in giornata è Ferragamo. Il titolo è ancora in rialzo, un ottimo avvio, guadagna quasi il 3% in questo momento. Ferragamo che si avvicina ai 20
euro ad azione, mentre dall'altro lato Barberi cede il 5% sulla notizia delle dimissioni del CEO. Ricordiamo appunto la notizia, l'attuale amministratore delegato di Barberi, Marco Gobbetti, ha dato le dimissioni e Gobbetti sarà la nuova guida, il nuovo amministratore delegato di Ferragamo. Abbiamo visto quindi una reazione sul mercato subito alla notizia del nuovo CEO. La casa di moda britannica Barberi, fa sapere una nota, ha avviato già la ricerca di un successore. Dunque, torno da Pietro Di Lorenzo, il nostro ospite, SOS Trader. Di Lorenzo, le volevo chiedere anche sulle banche, stiamo vedendo qualche vendita su Banco BPM, che settimana sarà per gli istituti bancari? Ma il consolidamento è iniziato già da qualche settimana, il settore, in particolare BPM, che fra l'altro adesso sta lentamente recuperando dopo un inizio un po' così così, è sempre al centro dell'interesse del mercato. Il mercato sconta che da qui a qualche settimana, nonché mese, ci saranno delle operazioni straordinarie. Il grafico un po' parabolico di titoli come BPM in qualche modo fotografano questa situazione. Il tema è che chi muoverà la prima mossa probabilmente genererà poi una serie di reazioni a catena, no? La prima operazione straordinaria che si farà costringerà in qualche modo anche gli altri a muoversi. Di rumors ce ne sono tanti, le più chiacchierate sono chiaramente BPM e MPS, e fra l'altro proprio l'intervista questa nel weekend che ho letto all'amministratore di Intesa fotografa un settore che è anche in grande fermento, oltre che per le operazioni straordinarie in vista, anche per quella grande massa di liquidità che è sui conti, che qualora la situazione generale si vada a normalizzare è pronta per entrare sui mercati e quindi potrebbe andare a favorire anche titoli attivi nel mondo del risparmio gestito. Quindi tornando poi alla prima domanda, tutto evidentemente legato anche un po' all'evoluzione delle nostre esistenze in virtù del coronavirus. Ho visto insomma che c'è un bel clima di festa a Piazza Affari per le nuove quotazioni, questo fa piacere. Detto ciò, speriamo che insomma questo virus piano piano vada a scomparire, perché sarebbe un buon viatico anche per rimettere liquidità sui conti, sui mercati, e quindi farla defluire dai conti, dalla liquidità verso i mercati. Allora, 9:20, torniamo rapidamente a vedere Piazza Affari, resta ancora la migliore a livello europeo Milano, il FTSE MIB più 0,35, il FTSE MIB, vediamo tutti gli indici su Piazza Affari che sono in praticamente in territorio positivo, leggermente sopra la parità. Il prezzo del petrolio, vediamo il WTI a $74, poco sopra i $74, il Brent a 76. Questo è l'altro settore, quello dell'oil gas di Lorenzo, che stiamo seguendo da vicino. Qui invece che cosa vedete? Ci sono delle possibilità considerando insomma questi prezzi? Sì, assolutamente, il rally del petrolio è sorprendente, così come è sorprendente l'andamento di molte materie prime che hanno toccato livelli che mai nel passato avevano toccato, scontando una ripresa molto repentina di alcuni settori. Qui secondo me è necessario una sorta di stop picking, in particolare andare a premiare quei titoli del settore che sono rimasti un po' indietro rispetto agli altri, e penso nello specifico al titolo Saipem, che è un po' come dire è rimasto un po' sottotono a causa di due fattori sostanzialmente. Il primo, la presentazione dei risultati dello scorso trimestre che sono stati piuttosto negativi, e il secondo, la presenza di scommesse ribassiste da parte di alcuni hedge fund. Credo che se queste scommesse ribassiste, quindi questi hedge fund inizieranno uno short covering e quindi andranno a coprire le operazioni short, il titolo potrebbe essere un buon protagonista, il titolo Saipem del secondo semestre, e quindi stiamo monitorando l'andamento proprio di queste posizioni short sul titolo Saipem. Qualora ci fosse una ricopertura, potrebbe essere un titolo su cui puntare nei prossimi mesi.
Intanto stiamo vedendo appunto Saipem oggi più 1% dei tre titoli più acquistati a Piazza Affari. Di Lorenzo, prima di salutarci, facendo un po' una panoramica sulla settimana, i mercati che aspettano anche il dato sul lavoro americano venerdì, non far payroll, sappiamo che uno dei dati diciamo macroeconomici più importanti a cui guardano gli investitori, sarà in qualche modo una settimana attendista secondo lei? Sì, temo anche che i volumi andranno via via, come tipico dei periodi estivi, a contrarsi. Consideri che in questo momento il FIB, il nostro derivato, ha scambiato solo 1.676 contratti e questo insomma fotografa quella sorta di torpore che accompagna poi i mercati se non ci sono notizie nel periodo estivo. Quindi il rischio è che il mercato diciamo si vada in questa fase di contrazione dei volumi fin quando poi non ci saranno eventi price sensitive in grado di innescare volatilità. Quindi i mercati estivi necessitano di un approccio un po' diverso rispetto ai mercati standard, perché proprio la scarsità di volume favorisce movimenti più esplosivi, con minor liquidità è più facile muovere i mercati e quindi vanno approcciati con una certa sensibilità, quindi magari riducendo le size proprio in attesa di eventi come quelli di venerdì, che certamente sono attesi dai mercati per capire lo stato dell'economia americana e quindi quanto rapidamente verranno normalizzati e rialzati i tassi in America. È il grande tema che poi sta legando un po' tutti gli operatori mondiali, che insomma aspettano con ansia quale sarà poi la strategia della Fed per andare a normalizzare la politica monetaria. Di Lorenzo, prima di salutarci al volo, torniamo rapidamente, l'abbiamo fatto in apertura, sul titolo Ferragamo, che cosa sta avvenendo a livello di movimenti? Sì, dopo lo strappo iniziale il titolo adesso sta consolidando, sta a 19,75, adesso diciamo dopo il primo movimento tipicamente ci sarà una fase di consolidamento. Livelli grafici da monitorare con grande attenzione sono il livello di 20 euro che per due volte la settimana scorsa si è opposto alla salita dei prezzi. Ritengo che una chiusura superiore a 20 euro, una chiusura giornaliera superiore a 20 euro sarebbe il segnale diciamo definitivo di continuazione rialzista e quindi un ottimo viatico anche per un mese di luglio eccellente. Grazie Pietro Di Lorenzo, SOS Trader, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Allora, abbiamo visto Ferragamo.